Salve a tutti ragazzi, qui è Laschi vi parla, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per fare un unboxing veloce di questi nuovi pacchetti che sono usciti in edicola di Dragon Ball Super. Mi è apparsa una mano che non è mia. Vi giuro, uccido qua. Questa è una mano in più. E niente, ho preso 6 pacchetti di questi per vedere cosa trovo all'interno. Sono rimasto abbastanza scioccato dal fatto che c'è Goku Super Saiyan 3 di terzo livello con le sopracciglia. E la cosa mi ha abbastanza inquietato. Senza parlare del fatto che c'è anche Broly nero. Vabbè. Non spacchetterò soltanto questi, che sta vedendo qui dietro, perché ha visto che c'è Broly nero. Nero, scusatemi, non si dice nero. E come dicevo, Goku Super Saiyan 3 con le sopracciglia. Vabbè. Non sarà l'unico spacchettamento, perché mi è arrivata un'altra action figure dalla Cina, ovviamente falsa, non originale, di Goku Super Saiyan, che scatterò in diretta, insomma. Quindi adesso giro la mia telecamera e inizio con un unboxing veloce. Ciao! Eccoci qua ragazzi, siamo col primo pacchetto. Scusatemi per lo zoom eccessivo, ma l'unica postazione che ho trovato per la telecamera è questa. Abbiamo le nostre forbici senza punta arrotondata, quindi non ci insultate per favore, stiamo facendo cose pericolose. Quindi vorrei sapere da Yaya cosa pensa di Goku Super Saiyan 3 con le sopracciglia. Non lo so, la più valida idea. Potrebbe essere anche forse più carino. Ecco, infatti. Allora, vediamo nel primo cosa troviamo. Io sono un po' emozionato. E il primo è Cicciabomba! Majin Buu. Che orribile. Ha degli occhi che non lo so. Io non penso valga 3,90 questa roba, però niente. Ti hanno regalato anche un foglio bianco. C'è anche un cartoncino bianco per chi volesse scrivere i propri insulti da mandare poi alla Bandai. Perfetto, allora iniziamo a tagliare questa plastica che è intagliabile e vediamo un attimo come è fatto il nostro Majin Buu, che è già morto. La confezione contiene il suo piedistallo, poterlo mettere in piedi, ma adesso io non lo voglio mettere in piedi. Facciamo un po' di ordine e guardiamo un po' com'è questo Majin Buu. Allora, dietro c'è il foro, dove hanno sparato praticamente, che serve per collegare ovviamente il piedistallo. Non è troppo bello, ma neanche brutto. Però secondo me 3,90€ questo coso qua non li vale. Ora, Yaya, passami l'attrezzo chirurgico. Ecco, questo lo aprirà Yaya. Forbici dell'IKEA, non compratele perché non tagliano. Perfetto. Vediamo cosa contiene questo pacchetto. Oh, allora. Beerus, se si dice così perché io sono analfabeta. Non è male neanche questo, però c'è la testa un po' grande secondo me. No vabbè, sono fatti proprio così, Mi chiedo come tu abbia fatto ad aprire il primo pacchetto. Non lo so. Non è bruttissimo, no? Così non lo metti a fuoco. Però secondo me, come ripeto, 3,90€ secondo me non li vale. Però io ho preso 6 pacchetti, davvero pirla, però ormai li ho presi e vabbè. Diciamo così, non me ne pento neanche, insomma. Vediamo se sta in piedi Beerus. No, sta sdraiato, perfetto. Ok, apriamo il terzo pacchetto. Spero di trovare almeno un Goku Super Saiyan God. Con quello che abbiamo comunque ci escono 7 doppioni, sicuro. Vediamo cosa esce. Nuovamente Majin Buu, ma che schifo. Porco dende, ma si può. Ha fatto un po' meglio questo, C'ha sì? Gli occhi abbastanza dritti questo, insomma. Vabbè, dai. Non sto nemmeno a scartarlo perché tanto l'avete già visto. Perfetto, passiamo al quarto. Secondo me c'è Beerus qua dentro di nuovo, perché lo sento un po' troppo sottile. Vediamo un po' cosa esce. Infatti avevo ragione. No dai, ma che sfiga. Ma porco il dende, un altro Beerus. Impossibile. Cosa impossibile. Brutta. Niente, quindi siamo già a 2 doppioni. Lo sapevo già, avevo questo culo. Questo qui è il quarto. Spero non sia un altro Beerus. Se no, tango. La guardiamo in diretta. Non ci posso credere. Altro Beerus. Perfetto. No. Ragazzi, vendiamo Beerus. 3 Beerus, non ci posso credere. E se qua esce Majin Buu, ovviamente sappiate che impazzisco e urlo per 3 giorni. Non ci credo, ragazzi, non la è, sfiga! Non è possibile, sfiga. Cioè, io ho speso miliardi di euro per avere 3 Majin Buu e 3 Beerus, porco dende! Niente, questo è il risultato, ho preso 6 pacchetti, ho trovato 3 Majin Buu e 3 Beerus. Io non so neanche cosa dire, perché se dico qualcosa potrei essere offensivo verso la Bandai, verso chi ha prodotto queste cose e dicendo. Quindi passiamo all'ultimo unboxing, stavolta sono sicuro di ciò che trovo. Stavolta si tratta di Goku SSJ che ho comprato su Wish.
Ovviamente non penso sia originale, perché l'ho pagato all'incirca 8 euro, quindi vediamo un po' com'è. Vediamo se riusciamo a tagliare questo pezzo di plastica. Ok, l'involucro contiene un Goku tagliato a metà, un bracciolo, vi interessa, lo vendo a 5 euro. Allora, sembra abbastanza bello, eh? Ora lo scartiamo tutto. Ovviamente non sto neanche a dirvi che è fatto di materiali cancerogeni. Allora, queste sono le gambe, che sono enormi, e il busto. Io dico che per 8 euro è fatto veramente bene. Allora, adesso lo incomponiamo. Perfetto. Beh, direi che per 8 euro ci può stare un action figure del genere. A parte il fatto che è grossa come il mio avambraccio, praticamente. Sarà all'incirca un 35 centimetri, 40. E direi che fego. Per 8 euro è perfetta. Beh, direi che per 8 euro ci può stare questa roba qui. Adesso lo giriamo. Sì, direi che va bene. Comunque ragazzi, per questo video penso sia un po' tutto. Se vi piacciono questi tipi di video, vi invito a lasciare un bel like e un commento. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Questa è la mano di Yaya.